Salve a tutti, oggi parleremo del caso Ilardo, una brutta storia di un informatore dei carabinieri che è stato prima abbandonato, poi tradito, poi ucciso. Avrebbe potuto permettere l'arresto di Provenzano. Ne parleremo con l'autore del libro che tratta tra le varie cose anche questo argomento, Il Patto, scritto da il nostro collega Ranucci. Ne parleremo con i nostri ospiti, abbiamo qua due magistrati che si sono occupati in quel periodo di lotta al crimine organizzato, Alfonso Sabella, che è anche uno scrittore, e Luca Tescaroli, che è anche scrittore, e con la nostra collega Emanuela Bonchino, e la collega del giornale collegata da Milano, Maria Teresa Conti. Benvenuta Maria Teresa. Grazie, buonasera a voi. Bene, allora cominciamo subito facendo capire ai nostri telespettatori il caso Ilardo. Beh, innanzitutto questo è un libro che abbiamo scritto col collega Nicola Biondo, sì, che è un collega dell'Unità. Il caso Ilardo. Ilardo chi era? Ilardo era un uomo di Cosa Nostra, cugino di Piddu Madunia, quindi inserito in uno dei clan più importanti della Sicilia orientale. Ed è stato un personaggio che in un certo momento dei primi anni 90, stiamo parlando della fine del 1993, decide di collaborare e lo fa in una maniera, diciamo così, anomala, sceglie di fare l'infiltrato all'interno di Cosa Nostra. È un personaggio che aiuterà il colonnello Riccio e la DIA, all'epoca condotta da De Gennaro, ad arrestare numerosi killer di Cosa Nostra. Soprattutto fu il primo a raccogliere i pizzini di Bernardo Provenzano, di cui si è parlato poi a lungo successivamente. È stato uno di coloro che hanno contribuito a fornire l'identikit di Bernardo Provenzano, come poi l'abbiamo visto prima di essere arrestato, quando si pensava che Bernardo Provenzano fosse morto. E poi ha condotto nell'ottobre del 95 i ROS, diciamo, della tana di Bernardo Provenzano, che per vari motivi misteriosamente non venne poi arrestato. Ilardo è anche un uomo che conosceva personaggi ambigui come Gianni Chisena, che era il fidanzato della sorella, ma che secondo le cronache dell'epoca fu colui che inserì e aiutò Cosa Nostra negli anni 70 ad entrare a inserire nella massoneria. E ad un certo punto, alla fine della sua collaborazione, si decise di trasformare questa infiltrazione in una collaborazione ufficiale con la giustizia, però prima che si passasse, diciamo così, alle carte bollate, venne misteriosamente ucciso a Catania, nella sua città. C'è un momento nella storia di questi contatti con questo informatore in cui lui incontra anche alcuni magistrati e alcuni funzionari, alcuni ufficiali dei carabinieri. Che cosa è avvenuto esattamente in quel momento? Perché non è stato verbalizzato? Perché tutto questo non è stato tradotto in documenti, se non attraverso un'iniziativa personale del colonnello dei carabinieri che gestiva questo informatore, che ha registrato quello che lui ha detto? Io non conosco l'incontro, non conosco quello che l'ha preceduto e non conosco le ragioni di quell'incontro. Ne ho preso conoscenza in epoca chiaramente successiva. Posso certamente dire che il rapporto tra un magistrato e un confidente non esiste. Nel senso che il rapporto di un magistrato deve essere sempre con il verbale alla mano. Nel senso che io posso acquisire informazioni da una determinata persona solo a condizioni che io le verbalizzi. Questo mi è accaduto un paio di volte anche nel mio lavoro, di trovarmi di fronte a persone che volevano fare i confidenti con il magistrato, ma io mi sono sempre rifiutato di acquisire qualunque tipo di informazioni da loro. Questo però mi consente di dire una cosa. La vicenda di Ilardo è un aspetto di una vicenda molto più complessa, molto che probabilmente non ha avuto l'attenzione che meriterebbe, perché secondo me ci sono delle cose che permetterebbero di far luce su alcuni anni della nostra storia repubblicana e che sono anche molto importanti. Io temo che anche oggi, quando che sembra tutto così chiaro, devo dire la verità, per me tutte queste cose erano chiare, ho la presunzione di dire già 10 anni fa,
e ritengo che oggi anche gli ultimi punti oscuri, per me almeno personalmente, ritengo che siano stati chiariti. Ma in una vicenda come questa ho l'impressione che il nostro paese finirà poi per fare come il classico idiota che quando il saggio indica la luna guarda il dito. Ecco, se qui c'è stato un errore da parte dei magistrati che hanno gestito in qualche modo Ilardo in questa maniera anomala, chiaramente un errore decisamente veniale rispetto a quella che è la reale dimensione dei fatti di cui si occupa il libro di Sigfrido e di Nicola Biondo, che credo che meriterebbero una grande attenzione da parte del nostro Paese. E noi cerchiamo di parlarne anche oggi, cerchiamo di parlarne anche attraverso dei giornalisti più giovani, come ad esempio Emanuela Bonchino, che sicuramente nel 92 non era sul campo a lavorare come abbiamo fatto noi, forse poco più tardi. Ma no, mi ricordo un po' i telegiornali che ovviamente non parlarono mai di Ilardo neanche quando venne ucciso, anzi c'è un passo nel libro di Sigfrido in cui viene raccontato il momento nel quale Riccio, che è in quel momento per 3 anni è stata la persona più vicina a Ilardo, cioè colui che ha condiviso questa sua infiltrazione, se vogliamo così dire, viene a sapere che Ilardo è stato ucciso. Lo viene a sapere quando torna, prende l'aereo, torna a casa sua, vede che la porta di casa è socchiusa, entra, c'è il televisore acceso e sua moglie gli dice: hanno ucciso Gino. Però in quel momento il telegiornale lo sta dicendo in modo diverso, il telegiornale sta dicendo: hanno ucciso un pregiudicato a Palermo, e insomma viene derubricato a un fatto di cronaca come tanti ne leggiamo, e fa un po' impressione leggerlo in questo modo, ascoltarlo avvenire in questo modo, perché poi invece noi capiamo quanto era stato importante Ilardo nel rivelare di Provenzano sistemi di comunicazione e abitudini che poi noi sapremo invece solo tanti anni dopo. Venne liquidato come una normale esecuzione a Catania fatta da Chiglia di Cosa Nostra. In realtà era l'uccisione di un testimone importantissimo che avrebbe raccontato, questo non l'ho detto prima, particolari importantissimi sulle modalità in cui erano avvenute le stragi e soprattutto sul ruolo di alcuni personaggi intorno. E c'era una frase che lui disse in questo famoso incontro con alcuni ufficiali dell'arma, alcuni magistrati, disse: e sappiate che molti degli attentati che vengono attribuiti a Cosa Nostra e anche delle uccisioni, degli omicidi, non sono fatti da Cosa Nostra. Corretta la mia citazione? Esatto, questo è quello che riporta il colonnello Riccio nelle sue informazioni, nelle sue testimonianze, dell'incontro che è avvenuto pochi minuti prima dell'incontro tra Ilardo, un incontro ufficiale tra Ilardo e alcuni magistrati dell'epoca che avrebbero dovuto gestirne la collaborazione, cioè stiamo parlando dell'allora procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, di Giancarlo Caselli che era capo della procura di Palermo e della dottoressa Principato che era un altro magistrato palermitano. Prima di questo incontro Ilardo incontra il generale, il colonnello Mori, che era all'epoca appunto a capo dei ROS, scatta in piedi e dice appunto quello che hai ricordato tu. Questa cosa è stata sempre però smentita, dobbiamo dirlo, dal colonnello Mori. In tutto questo, come ha suggerito il dottor Sabella, deve essere inserito in un momento particolare, un momento che ora noi possiamo collocare nel periodo della trattativa, perché ormai la trattativa è qualche cosa che sta agli atti di una sentenza, la sentenza di via dei Gergofoli, ma a quei tempi ancora non era chiara quanto sia una trattativa o trattative, quanto sia stato dato, chiesto, scambiato, non siamo ancora in grado di definirlo. Però, dottor Tescaroli, lei che era a Caltanissetta allora, ci aiuti a capire questo tentativo di patteggiare con le persone che bisognava contrastare all'oscuro delle stesse persone che continuavano a cercare di trovare altri sistemi per combattere Cosa Nostra, come appunto il colonnello Riccio che cercava attraverso il suo informatore di arrestare Provenzano, il suo informatore appunto Ilardo. Ci aiuti a capire, lei che è stato là, qual era il quadro e se anche lei ha percepito che c'era qualche cosa che sfuggiva alla trasparenza di una lotta chiara e pulita. Posso dire questo, che si è provato, come ricordava, attraverso le indagini, i processi, che
delle trattative o ipotesi di trattative vi furono. Oltre alla sentenza sui via dei Gergofili, vi è anche la sentenza della Corte di Assise di Appello relativa al processo per la strage di Capaci, che ha recepito l'impostazione della pubblica accusa, in virtù della quale questi rapporti tra esponenti di Cosa Nostra ed esponenti dello Stato hanno in qualche modo rafforzato la determinazione stragista e hanno rappresentato un segnale che ha fatto capire ai vertici dell'organizzazione Cosa Nostra che stavano proseguendo per la corretta via e che attraverso il tritolo avrebbero potuto ottenere determinati vantaggi. E si è venuta a creare in realtà una situazione paradossale, perché per un verso gli attentati, le stragi del 92, 93, 94 sono stati diretti a colpire lo Stato e al contempo una parte dello Stato è venuta al compromesso con coloro che hanno ideato e hanno eseguito le stragi. Delle trattative vi furono che oggettivamente quei rapporti instaurati hanno rafforzato la determinazione stragista, però ancora, perlomeno processualmente, non si è riusciti a fare piena luce. Anzi, devo dire che se nell'immediatezza delle stragi, nel periodo post-stragi, vi fu la primavera dell'antimafia, forse il momento più significativo di reazione da parte dello Stato nella sua compattezza, e questo impegno ha prodotto risultati, io credo, estremamente importanti e significativi, perché in un paese dove le stragi come il nostro rimangono avvolte a lungo dal mistero, si è riuscito a dare un nome e a individuare dei perché sulle stragi che sono state commesse. Ma e non solo, ma anche i latitanti, persone che avevano vissuto indisturbati nel loro territorio, grazie a questo impegno sono stati progressivamente nel corso del tempo catturati. Dicevo, dopo la parentesi iniziale però, quell'impegno che si è percepito concretamente è venuto progressivamente scemando, man mano che l'impegno nelle investigazioni mirava o cercava di dare un volto a quei cosiddetti committenti esterni dello stragismo, i cosiddetti mandanti occulti, certo, che ancora non hanno un volto. E su questo credo che sia importante riflettere. Questo libro, Il Patto, di Silvio Ranucci e Nicola Biondo, sicuramente offrono un contributo che aiuta tutti ad analizzare quel periodo. Maria Teresa Conti, io in realtà credo che la situazione sia un po' più complicata di quello che abbiamo sentito adesso dal dottor Tescaroli, perché ci sono due versioni sull'arresto di Rina, perché l'inchiesta su Via D'Amelio è crollata e adesso deve essere rifatta da basi completamente diverse. Siamo un po' nella confusione, lo dico da giornalista, lo dico da cittadino. Non si capisce, si intuisce che è successo qualcosa di diverso, di più complicato e di più segreto, ma ancora non si capisce esattamente come si sia svolto. Ti chiedevo, Maria Teresa, tu che sei siciliana, che idea ti sei fatta? Ma poco fa il dottor Tescaroli parlava dei silenzi istituzionali e devo dire che anche quest'ultimo anno nella rottura di questi silenzi è stato un anno importante. Penso a proposito della strage di Via D'Amelio e soprattutto a cosa cercava Paolo Borsellino subito prima di essere ammazzato, a ricordi improvvisi che sono arrivati da personaggi insospettabili dopo 17 anni, come per esempio Luciano Violante, come la stessa Liliana Ferraro, come addirittura qualche familiare di Borsellino. Ecco, mi chiedo, dopo 17 anni, quanto danno hanno fatto questi ricordi mancati, non riferiti all'epoca, riferiti soltanto adesso, dopo le dichiarazioni di un testimone, diciamo tra virgolette, abbastanza discutibile come comunque Massimo Ciancimino. Massimo Ciancimino adesso sta raccontando delle cose a proposito della trattativa, però credo che debba essere esaminato e debba essere visto
in quello che realmente è. Massimo Ciancimino in questo momento non è né un pentito, perché non è ufficialmente un pentito, se lo fosse dovrebbe quantomeno contenere le sue dichiarazioni, secondo quello che prevede la legge, entro i 6 mesi, o dire tutto l'elenco delle cose di cui intende parlare, invece parla liberamente. Non è un semplice testimone, è allo stato attuale una persona, figlio di un sindaco, ex sindaco condannato per mafia, un personaggio sicuramente influente a Palermo, che però ha sulle spalle una condanna in primo grado e in secondo grado per riciclaggio, ha un'indagine in corso, questa appena cominciata, per truffa alla procura di Ferrara. Probabilmente, anche se la procura di Palermo questo non l'ha confermato, è anche indagato proprio per le sue dichiarazioni, almeno per concorso esterno in associazione mafiosa. Massimo Ciancimino sta parlando adesso, sta raccontando tante cose, le ha raccontate anche certe volte un po' a modo suo e per anche cercando di tutelare se stesso. Nel libro c'è un riferimento a un documento fondamentale del quale le cronache si sono occupate proprio recentemente, che è un documento che proviene dagli ambienti di Provenzano o dallo stesso Provenzano e che è stato trovato a casa di Ciancimino in uno scatolone nella disponibilità sua e sottoposto a Ciancimino l'estate scorsa. Fa parte della lettera che poi il padre avrebbe scritto contenendo ciò che diceva il documento, che era indirizzato per conoscenza a Silvio Berlusconi e paventava un triste evento qualora l'allora onorevole non mettesse a disposizione una delle sue reti televisive. E poi nella lettera invece di Vito Ciancimino, che Massimo ha tirato fuori in aula, si parla anche di una velata minaccia dello stesso Vito Ciancimino a rivelare qualcosa a proposito della nascita di Forza Italia. Se noi andiamo a vedere come Massimo Ciancimino ha raccontato questo nei verbali che sono depositati al processo Mori, ci accorgiamo che ha raccontato un mucchio di bugie nel giro di 2 giorni, cioè lui ha datato questo documento inizialmente al 99-2000, poi sposta questo documento al 92, poi ci ripensa, dice che è antecedente al papello e addirittura antecedente alle stragi, ci ripensa ancora e alla fine lo data al 93-94 spiegando che sta mentendo perché lui non vuole conseguenze per sé, teme di poter essere incriminato per il ruolo di postino che lui ha fatto del padre. Ecco, come possiamo basare tutte le nostre riflessioni attuali sulla trattativa sulla base di un testimone di questo genere? Io penso che davvero ci sia qualche cosa che non può essere rinchiuso al momento solo nell'ambito giudiziario, ma qualche cosa che forse dal punto di vista dell'informazione si riesce a intuire ma non a raccontare pienamente e che in realtà potrebbe spiegare tutto. Tu hai chiamato il tuo libro Ranucci, Il Patto, giusto? Perché forse quello che può spiegare meglio quello che avveniva è un patto completo. Allora, io sono d'accordo con le dichiarazioni, in parte con le dichiarazioni di Maria Teresa, sul fatto del danno che ha portato il silenzio su tanti fatti, però ci sono delle pietre miliari da cui dobbiamo partire. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un processo che a Palermo che vede imputato il generale Mori, ex capo del SIS, del Servizio Segreto Italiano, e il suo vice, di aver favorito l'ala di Cosa Nostra facendo riferimento a Bernardo Provenzano. Perché c'è questa ipotesi di accusa? Perché non è stato effettuato un arresto a mezzo iuso dove c'era Provenzano. Quindi bisognerebbe chiedersi i motivi per cui non è stato arrestato Provenzano quando era possibile farlo, soprattutto con la tecnologia e i mezzi a disposizione. Poi c'è la mancata perquisizione del covo. Questo è un altro fatto. Perché il covo di Riina non è stato perquisito? Secondo Ciancimino, perché è frutto di un accordo, di un patto con lo stesso Bernardo Provenzano, con lo stesso Ciancimino padre, perché nel covo probabilmente c'erano dei documenti che avrebbero potuto far tremare lo Stato, come hanno detto vari collaboratori di giustizia, da Giuffrea a Brusca, a Giussi Vitale, ne hanno parlato in tanti, hanno parlato della possibilità che nel covo ci fosse veramente del materiale esplosivo.
E questi sono comunque dei fatti. I silenzi sono determinati anche dal fatto di una costante che noi abbiamo in tutta la nostra storia, cioè l'azzeramento della memoria. Mancata perquisizione del covo, mancato arresto di Bernardo Provenzano, sparizione dell'agenda rossa di Borsellino, sparizione, questo il dottor Tescaroli che è stato PM al processo per la strage di Capaci, saprà ricordare meglio di me, dei dati riguardanti le agendine di Falcone. Ecco, noi l'uccisione di Ilardo, che avrebbe potuto dire in diretta, anzi no, avrebbe potuto, ha raccontato a Riccio in diretta la strategia di Cosa Nostra di quel momento, cioè quella di agganciare i nuovi referenti istituzionali e di approntare una strategia di sommersione con la speranza di ottenere leggi a favore e nuovi benefici. Questi sono dei fatti e soprattutto bisogna chiedersi perché ad un certo punto ben preciso della nostra storia, nell'ottobre, novembre del 1993, da quel momento in poi, dal fallito attentato allo Stadio Olimpico, non avviene in via più dei gladiatori. In via dei gladiatori, non avviene più in Italia una strage. Quali sono i motivi? Ecco, questi sono dei fatti, intorno ai quali bisogna chiedersi dei motivi. Esatto. Dottor Sabella, è possibile che la magistratura riesca, così come è messa oggi, a fare chiarezza su tutto questo? E poi c'è un aspetto storico anche che mi interessa, che Ilardo raccontava, come da sempre Cosa Nostra abbia cercato di avere una funzione politica e per questa veniva coperta. Sembra che non ci sia, se guardiamo il passato, nulla di strano su questo aspetto, mentre invece sul presente abbiamo un po' di difficoltà a capirlo. Del resto Cosa Nostra, per mantenere intatto il suo potere, ha sempre avuto una necessità di intrattenere dei rapporti con la politica, con l'economia, col mondo delle istituzioni, e non è una novità e non è niente di particolare. In relazione a questa vicenda invece di cui oggi si discute, volevo fare un paio di osservazioni. La prima è che Massimo Ciancimino, lo so che può sembrare strano, ma non sta raccontando niente di nuovo. Cioè non è Massimo Ciancimino la fonte del libro di Sigfrido Ranucci. Certo, certo. La fonte del libro di Sigfrido Ranucci e di Nicola Biondo è tutto quello che era emerso nel corso delle indagini di quella straordinaria stagione del dopo stragi che ha visto la procura di Palermo, la procura di Caltanissetta, la procura di Firenze, le procure più impegnate sul fronte della mafia, raggiungere dei risultati straordinari. Io mi sono sempre occupato, quando ero PM a Palermo, mi occupavo principalmente della cattura dei latitanti. Amo ripetere che con quello che ho trovato nelle tasche a Leo Luca Bagarella ho arrestato centinaia di persone, con quello che ho trovato a casa di Giovanni Brusca ne ho arrestate altre centinaia, con quello che ho trovato a casa di Vito Vitale, di Nino Mangano, di tanti altri latitanti della cui cattura mi sono occupato, ho sempre potuto sviluppare delle indagini poi che sono finite con condanne all'ergastolo o condanne comunque a centinaia di anni di galera. Mi chiedo che cosa si poteva fare con quello che si poteva trovare a casa di Rina. E allora io ritengo, purtroppo, devo stare anche attento a quello che dico, perché ho detto prima con presunzione che ritengo di aver capito tutto. Ritengo di aver capito, ma non adesso, 10 anni fa, quando alcune cose me le aveva messe nero su bianco a verbale Giovanni Brusca. Io ho scritto un libro qualche tempo fa, un paio d'anni fa, in cui racconto un libro insomma di storia in cui racconto Cacciatore di mafiosi, pubblicato da Mondadori. Dovrei essere strozzato per questo dallo stesso editore, ma evito di far battute. E dico, in cui dicevo alcune cose tra le righe, chi ci sapeva leggere lo poteva fare. Dicevo per esempio che Baldassare di Maggio, quello che viene indicato dai più come l'uomo che avrebbe fatto arrestare Riina, si era limitato a indicare i carabinieri Riina e non a portare i carabinieri sulle tracce di Riina. Dicevo anche che nonostante ci fosse una sentenza alla Cassazione, non avevo mai creduto alla responsabilità di Pietro Aglieri nella strage di Via D'Amelio e ritenevo che l'avessero fatto gli uomini di Brancaccio. Questo ancora prima che iniziasse a collaborare Spatuzza. Poi viene Spatuzza. E perché aveva pensato questo? Avevo pensato questo sulla base di quelle che erano le mie convinzioni dell'epoca e che sono le mie convinzioni attuali, cioè che la strage di Via D'Amelio è una strage talmente delicata e riservata che Salvatore Riina non poteva delegarla a un uomo come Pietro Aglieri, che era un uomo legato a Bernardo Provenzano. Perché una cosa che si dimentica spesso nei dibattiti qua sopra è che si considera la mafia un monolite. La mafia in realtà aveva due anime all'epoca, chiarissime. Subito dopo la strage di Capaci, Cosa Nostra si spacca almeno in due. Da una parte quelli che io ho sempre definito i moderati, ma
moderati per modo di dire, perché si tratta se comunque di mafiosi che hanno fatto della violenza il loro unico obiettivo di vita, che facevano capo a Bernardo Provenzano, dall'altro gli stragisti corleonesi facenti capo a Salvatore Riina. Io credo che a un certo punto di questa vicenda ci sia un accordo, non più una trattativa, ma un chiaro accordo tra un pezzo dello Stato e un pezzo della mafia che prevede da un lato la cattura di Salvatore Riina, vendere Riina, ma non l'associazione. Questo basterebbe a spiegare il perché non si entra a casa di Riina. Dall'altro lato Cosa Nostra garantiva e ha garantito che in Sicilia, almeno quella parte di Cosa Nostra legata a Bernardo Provenzano, che in Sicilia non ci facessero più stragi, non si creasse più allarme sul territorio. Tant'è vero che quando Leo Luca Bagarella, ovvero Salvatore Riina, decide che bisogna continuare nell'attacco allo Stato, le stragi non vengono più fatte in Sicilia, ma vengono fatte sul continente. Stiamo parlando del 1993. Dobbiamo fare una brevissima sosta per la pubblicità, ma davvero pochi secondi e poi ricominciamo. Bene, dottor Tescaroli, gli faccio una domanda alla quale può non rispondermi. Lei ha mai avuto la possibilità di incontrare Ilardo? Mai. Nessuno gliel'ha mai presentato? Nessuno. Bene, proseguiamo. Per quanto riguarda questo aspetto un po' paradossale, per cui per il passato diventa ormai conosciuto il fatto che Cosa Nostra ha svolto fin dallo sbarco degli americani una funzione politica, da portare a delle ginestre, omicidi che avevano una funzione politica, eccetera, e lo diamo per scontato e questo non ci meraviglia, ci stupiamo se in un momento così delicato tra il passaggio dalla prima e la seconda Repubblica improvvisamente Cosa Nostra decide di trovare dei referenti. Perché dovremmo stupirci? Non credo che ci si debba stupire. Ha ricordato correttamente che la storia di Cosa Nostra è sempre stata caratterizzata da questa tipologia di rapporti che ne hanno fatto una struttura che non si è riuscita a debellare nonostante siano trascorsi ormai 150 anni di storia. In quel frangente storico accade un qualcosa che mutò radicalmente i rapporti tra l'organizzazione e i propri referenti, perché il 30 gennaio del 1992 divenne definitiva la sentenza che condannava gli esponenti di Cosa Nostra a seguito del maxi processo, cioè per la prima volta la magistratura riconosceva che Cosa Nostra esisteva, che era organizzata secondo determinate regole, e quella rappresentò la prima vera sconfitta di Cosa Nostra, dovuta all'impegno e al lavoro del pool antimafia di Palermo, in cui svolsero un ruolo di primo piano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ed altri magistrati. Posso fare una domanda? Sì. Secondo lei dunque Cosa Nostra aveva una funzione legata un po' a quel periodo, alla lotta contro il comunismo, contro il Partito delle Ginestre e una manifestazione del Partito Comunista. Quindi col crollo della allora Unione Sovietica perdeva il suo ruolo e tutto sommato si poteva processare e non c'era più bisogno di proteggerla. Può essere vero questo? La Ginestra ufficialmente è ancora opera della banda Giuliano. Della banda Giuliano, sì, certo, formalmente, però sempre di criminalità organizzata siciliana protetta. No, è un po' più complessa. Va bene, adesso ce la spiegherà. Storicamente Cosa Nostra ha avuto sempre una funzione anticomunista, è stata utilizzata per impedire che vi fosse un'avanzata comunista nell'ambito del governo. Sì. Ecco. Questo è un dato, diciamo così, acquisito. Ma in quel frangente specifico i referenti tradizionali dell'organizzazione politico-istituzionale non avevano consentito di assicurare l'aggiustamento del maxi processo e quindi la necessità di eliminare i vecchi referenti politico-istituzionali, di qui l'uccisione di Salvo Lima il 12 marzo del 1992 e di Ignazio Salvo il 17 settembre del 1992, che rappresentavano i referenti della Democrazia Cristiana rispettivamente per la provincia di Palermo e per quella di Trapani, una serie di ulteriori attentati nei confronti di sedi della Democrazia Cristiana e di esponenti locali della Democrazia Cristiana. Questo ancora prima di Lima, vero? In quel periodo. Prima e dopo. Anche prima. Sì. Prima e dopo. Sì. E quindi
cancellare i vecchi referenti e creare le premesse per trovarne di nuovi in grado di assicurare che le aspettative dell'organizzazione potessero essere raggiunte, così come era sempre accaduto tradizionalmente nel passato. Ecco, ma perché c'è difficoltà adesso a affrontare questo tema qua? Beh, indagare e lavorare per dare delle risposte a quello che è avvenuto in quel momento certamente è imbarazzante per molti oggi e questo dovrebbe far riflettere. Maria Teresa? Sì, ti sento. Stavamo parlando di come è facile leggere il passato, il ruolo politico che ha avuto Cosa Nostra, i referenti politici che ha avuto, l'impunità di cui ha fuito e com'è difficile invece oggi fare i conti con questo. È vero, però c'è anche da tenere conto di una cosa secondo me. Cioè Cosa Nostra ha sempre cercato di appoggiarsi in qualche modo o comunque ha preso come proprio referente quello che riteneva il partito, il gruppo più di potere o chi si potesse avvicinare. Esempio pratico, nel 1987, questo viene fuori da tantissimi processi e ormai un dato che consideriamo acclarato, e la mafia, per punire la Democrazia Cristiana, decide di votare in blocco il Partito Socialista. C'è un accordo col Partito Socialista? No, viene scelto il Partito Socialista semplicemente perché ha delle posizioni garantiste. Se estendiamo questo ragionamento oltre, la mafia cerca sì i propri referenti, però si appoggia sostanzialmente a chi è più potente, altrimenti non avrebbero senso tantissime cose, non avrebbe senso per esempio a Palermo quella stagione che è stata la stagione di Leo Luca Orlando sindaco, nel 93 ricordiamo Orlando ha preso oltre il 70% di preferenze quando c'è stata la prima elezione diretta. Non c'è stata scelta della mafia, la mafia allora non ha votato. Credo che il discorso sia anche un po' più complesso, fermo restando che poi nel momento in cui ci sono delle collusioni da parte della politica queste vanno direttamente cercate, nel momento in cui ci sono degli accordi questi chiaramente vanno ricercati. Ciancimino nei suoi interrogatori parla anche del tentativo di suo padre Vito di mettersi in contatto anche con l'allora ministro della giustizia Fassino e con Violante per garantire sull'amnistia un discorso comune di maggioranza e opposizione. Quindi non deve stupirci che cerchi i contatti con tutte le forze, addirittura in maniera molto estesa e anche bilanciata, direi. Ma viene da pensare, tutto questo è legittimo? Cioè, quali sono i livelli di legittimità di un'operazione del genere? Cioè, di un accordo con l'ala moderata, per esempio? Se Luca ha citato giustamente la sentenza del 30 di gennaio del 92, quella sentenza lì è la sentenza valente con cui viene riconosciuta l'esistenza di Cosa Nostra, con cui vengono praticamente condannati all'ergastolo i capi, i vertici di Cosa Nostra per la prima volta, è lo spartiacque tra la storia antica di Cosa Nostra e quella attuale. Perché dopo quella sentenza il primo segnale forte appunto è l'omicidio di Salvo Lima, che è il referente politico di Cosa Nostra, almeno era considerato tale, pur non essendo mai stato condannato. Il problema è, rispondendo alla sua domanda, se il contatto tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra avviene come sembrerebbe emergere non adesso dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, ma già anni fa dalle dichiarazioni di Brusche e da altri elementi oggettivi che già cominciavano ad affacciarsi. Se il contatto tra questi esponenti è la Cosa Nostra interviene tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, ovvero prima della strage di Via D'Amelio, allora bisognerebbe riflettere sul perché muore Paolo Borsellino. Cioè, questo contatto con l'ala moderata potrebbe, in realtà ha rafforzato l'ala stragista. Allora, io ero in televisione proprio al telegiornale a Rai News 24, mi stava condotto da Emanuela Bonchino, quando fu la stessa sera che fu diffuso alla stampa la versione del papello. Io avevo una sola certezza in quel papello, che al primo posto c'era la revisione del maxi processo.
perché era l'obiettivo principale, fondamentale di Salvatore Riina. Perché quando si parla dei mafiosi si vuole dare un'etica ai mafiosi. I mafiosi non hanno nessuna etica, i mafiosi sono dei criminali mossi semplicemente dalla sete per il potere e per il denaro. Non c'è nient'altro che li muove, nessuna etica. A Salvatore Riina l'unico obiettivo che poteva realmente interessare era la revisione del maxi processo, ovvero di quel processo in cui era stato condannato all'ergastolo. Io non avevo dubbi sul fatto che il primo punto del papello, vero autentico che sia, vero falso che sia, quello che ha portato Massimo Cencimino, non lo so, ma sono sicuro che al primo punto c'era la revisione del maxi processo. Del resto anche Giovanni Brusca mi aveva detto che l'obiettivo principale di Salvatore Riina era ottenere la revisione del maxi processo. E allora uno può pensare alla classica strategia, che mi vergogno persino a dirla, di Salvatore Riina, dei classici due piccioni con una fava. Se lo Stato in quel momento, se è vero che lo Stato in quel momento ha un senso di debolezza e riconosce come un interlocutore un'associazione mafiosa come Cosa Nostra, allora Cosa Nostra in quel momento poteva avere l'obiettivo di pigliare due piccioni con una fava. Ammazzo Paolo Borsellino, alzo il prezzo della trattativa e dall'altro lato elimino il vero ostacolo al maxi processo. Falcone è già morto, alla revisione del maxi. Paolo Borsellino è l'altro giudice che con Falcone ha firmato l'ordinanza sentenza del maxi processo. Se muore Paolo Borsellino, non c'è nessuno che può venire a dire: ma cosa state facendo? Non pensiamo, Cosa Nostra non pensa nel giro a un anno, due anni, tre anni, pensa a 10, anche a 8, a 7 anni. Chiaro che ora però i nodi stanno venendo al pettine, perché adesso abbiamo una generazione di ex quarantenni, che adesso sono cinquantenni, che vogliono avere qualche risposta. E queste risposte non mi pare che stiano all'arrivo. Ecco, Sigfrido, tu che hai scritto questo libro, dopo 20 anni di osservazione di quello che è successo, pensi che si sia arrivato al momento in cui il tappo si sta togliendo e si sta vedendo tutto? Pensi che questa generazione dei quarantenni e dei cinquantenni che vogliono sapere la verità la trovi, no, in questo libro? Ma noi abbiamo fatto null'altro che mettere insieme i pezzi di un mosaico che era sgretolato, era lì a disposizione di tutti, perché noi sostanzialmente, noi abbiamo utilizzato fonti aperte, quindi fonti a cui può accedere chiunque. Mettendo insieme questi pezzi del mosaico è apparso il mostro, potrei dire. Cioè è più di un sospetto che questo patto, o meglio che i patti e trattative, perché si parla di diversi tipi di patti e diversi tipi di trattative, ci siano state. Ovvio che adesso è facile dire quello che c'era sul papello non è stato in tutto osservato, perché ci sono dei punti ovviamente che non sono stati portati avanti, ma io penso alla chiusura dei supercarceri, le supercarceri sono state chiuse. Diversa cosa invece è quello che la controproposta, anche la legge sui pentiti, la legislazione, esatto, e direi anche il 41 bis, che il carcere duro, che è stato molto molto alleggerito. Io non ho più sentito proteste da parte né di Riina né di Provenzano del carcere duro. Ricordo le invettive da parte di Riina all'epoca dalla gabbia del processo a Firenze, e quindi sostanzialmente noi che cosa abbiamo oggi? Noi abbiamo oggi una palude in cui c'è una riforma della giustizia che in alcuni tasselli può diventare devastante. Cioè io sto pensando al processo breve da una parte, dall'altra la legge sulle intercettazioni, dall'altra nelle pieghe della riforma della giustizia nel cassetto del ministro Alfano c'è la riforma, per esempio, se non ricordo male, dell'articolo 190 del codice penale, che è la possibilità di ricevere testimoni a discarico della difesa senza nessun filtro da parte del giudice. Cioè questo significa che io domani potrei recarmi dal magistrato, io imputato, con l'elenco telefonico della mia città e chiedere di ascoltare tutte le persone che ci sono là dentro. Questo, tra tempi di difetti di notifiche, significa la prescrizione certa dei processi. E non sto parlando di una cosa ipotetica. Ricordo che il processo Parmalat, per esempio, Tanzi ha chiesto di ascoltare le 35.000 parti civili, cioè coloro che aveva beffato, li voleva utilizzare come ciambella di salvataggio. Adesso c'è stato il filtro del giudice e ha detto no, ma domani se passa questo tipo di riforma che cosa accadrà? Manuela? Sì, io se si potesse tornerei, non so Maurizio, proprio sulla figura di Ilardo, che poi è il tema di questa puntata, l'inizio di questa puntata, per evidenziare una cosa importante, che il fatto
che si riesca a trovare, a formare un infiltrato presso la mafia è un fatto più unico che raro, è una follia, cioè nessun altro uomo dei carabinieri, del ROS, della polizia avrebbe potuto essere addestrato a sufficienza, certo, per poter vivere in una comunità mafiosa e da lì rivelare informazioni. Capita questo enorme, grandissimo colpo di fortuna che c'è un mafioso vero che decide di infiltrarsi, di collaborare. Sabella prima diceva non c'è un'etica nei mafiosi, però a me sembra che Ilardo un'etica ce l'abbia, perché lui decide, cioè che cosa ha lui da guadagnare? Quando decide di collaborare non è più mafioso. Quando lui decide di parlare con un carabiniere, perché lui dice che mafioso. Però in quel momento c'era una parte della sua coscienza che si ribellava a come era diventata Cosa Nostra. Cosa Nostra era diventata morte, era diventata stragi e lui non ci si riconosceva più. Abbiamo parlato prima della moderata. A me sembra anche un po' una crisi di coscienza, ma a parte, diciamo, insomma, un po' la psicologia di Ilardo, io credo proprio, mi sembra anche dalla lettura del libro di Sigfrido, che lo Stato, le istituzioni, insomma, gli stessi inquirenti forse ne hanno approfittato proprio poco di quello che gli stava passando Ilardo in quel momento, o no, delle informazioni. Ma sì, soprattutto oggi che c'è il grande dibattito sui pentiti, come utilizzare i collaboratori di giustizia, certo, o meno, tu hai la possibilità in quel momento storico di avere una persona che è infiltrata e ti può dire le cose e verificare nello stesso momento in cui te le dice se sono vere o meno, certo, cosa che è stata fatta perché ci sono stati degli arresti importantissimi, certo. Bernardo Provenzano cioè era mezzo iuso ed è stato Ilardo a portare. Ilardo li porta da Provenzano. E quindi tu hai un'occasione così grande, enorme, e non la utilizzi fino in fondo? Io non, da quello che mi risulta, non sono state fatte delle indagini serie, approfondite, sulle informative che Riccio ha fatto in base alle dichiarazioni di Ilardo. Lo stesso dottor Tescaroli ci ha detto che lui non ha avuto mai la possibilità di incontrare Ilardo in un momento in cui le indagini sulle stragi, sulla strage di Capaci erano in un momento chiave. Insomma, poi la storia di Ilardo è stato ucciso, da chi è stato ucciso, come è stato ucciso? In un rapporto che è rimasto a lungo segreto della DIA c'è una testimonianza raccolta da un collaboratore di giustizia che parla di un omicidio fatto dal clan Zuccaro, che è una famiglia abbastanza importante giù a Catania. Bene, Zuccaro è uno di coloro che sta, forse l'unico che sta scontando l'ergastolo a casa per motivi di salute. La morte di Ilardo da infiltrato non è neanche l'unico caso, mi ricordava prima il dottor Sabella che purtroppo è una sorta che comune anche ad altri infiltrati in passato hanno dato un contributo importante alla lotta alla mafia. Quello che ricordavo io era Benedetto Galati, fuori dalla trasmissione, che era il guardiano del fondo Favarella, cioè del luogo dove si svolgevano le riunioni della cupola di Cosa Nostra negli anni Ottanta, e che con le sue dichiarazioni rese al capitano al colonnello di Gregori, al capitano Pascali, fece arrestare lo stesso Michele Greco, ma aveva già fatto arrestare altri mafiosi quali fratelli Prestifilippo, killer spietati. Devo dire che Benedetto Galati ebbe una sorte assolutamente analoga a quella di Ilardo, perché fu ucciso subito dopo che uno dei due ufficiali l'aveva riaccompagnato a casa dopo che avevano fatto un sopralluogo con l'infiltrato. All'epoca i due ufficiali furono indagati però da Giovanni Falcone per falsi in atto pubblico e per non aver messo a disposizione dell'autorità giudiziaria una fonte di conoscenze così rilevante. Prima che chiuda il collegamento con Milano, perché sta per chiudere tra pochi minuti, Maria Teresa. Sì, io volevo aggiungere soltanto una cosa a proposito di Ilardo. Il libro prospetta quella che è la prospettazione che ha dato Michele Riccio, però c'è una verità processuale che sta venendo fuori adesso, il processo è ancora in corso. Al processo in corso a Palermo, il processo Mori, proprio per la mancata cattura di Provenzano nel 95, che ci dà anche degli elementi di riflessione. Dicevamo poco fa, non si sapeva chi fosse Ilardo, anzi quando è stato ammazzato è stato definito un normale pregiudicato, solo dopo si è saputo il ruolo che aveva avuto. Però al processo Mori, per esempio, il procuratore Pignatone ha detto testualmente: con certezza non si è mai parlato con Riccio del fatto che in quel covo ci potesse essere Provenzano. La stessa cosa l'ha detto una fonte che ritengo sicuramente attendibile, qual è il procuratore Caselli. Cioè di Riccio, di Ilardo, si è saputo effettivamente chi era e cosa
eventualmente poteva dare, semplicemente dopo, perché non è stato sfruttato prima, perché non è subito dopo il mancato ingresso del covo, dove Ilardo dice che c'era Provenzano, non è stato fatto qualcosa subito, non a scoppio ritardato. Lo stesso Riccio rivela il ruolo di Ilardo dopo che Ilardo è morto. C'è un aspetto in tutto questo che mi colpisce, ed è noi abbiamo vissuto nel nostro paese da sempre la presenza di una strategia stragista in vari periodi, nel 74, poi in altri anni, prima ancora nel 68 e successivamente in diversi momenti della storia del nostro paese. E l'effetto che abbiamo analizzato, noi che abbiamo osservato tutti questi eventi, è che serviva sempre in realtà a ritrovare un punto al centro, un punto di stabilizzazione al centro. Io ho la sensazione che siamo di fronte, anche analizzando le bombe del 92 e del 93, a una strategia del genere, al di là anche dei tentativi di accordi o di disaccordi con l'ala moderata o meno. L'effetto reale della strategia stragista, che è poi è andata avanti nel 93, ben oltre quell'inizio di trattativa, cioè la trattativa in realtà ha rafforzato l'ipotesi stragista, l'ipotesi di, perché se guardiamo i tempi vediamo che è iniziata dopo Capaci e poi abbiamo avuto ben altre tre o quattro attentati, autobombe, no? Quindi, allora, se guardiamo da storici i fatti, non dovrebbe essere difficile per un magistrato di individuare l'area, i soggetti, la strategia dietro a questo, no? Cioè esiste questo tipo di approccio, questo tipo di analisi? Caspita, ci sono fior fiori di procure che si stanno occupando di queste stragi, sono passati già una decina di anni, 12 anni, no? Io credo che non sia così semplice da dimostrare quello che sì, ha però detto. Storicamente è stato così. Storicamente, no? Sì. Ci sono dei dati che sono certi, acquisiti sulla base, possiamo dire, dei processi celebrati. Abbiamo un dato, il primo dato è che vi furono più trattative, sì. Una attivata, diremo così, da Paolo Bellini, sì. Anch'egli referente di esponenti delle istituzioni, con Antonino Gioè, mentre era in fase di preparazione la strage di Capaci, e in questa trattativa si richiedeva il recupero di cose rubate, di oggetti rubati da parte di Bellini, e i mafiosi come contropartita chiedevano alcuni trattamenti carcerari di favore per determinati esponenti di vertice dell'organizzazione. Poi vi fu una seconda trattativa che mirava da parte dei mafiosi ad ottenere alcuni vantaggi in termini di condizionamento della politica della giustizia del nostro paese e benefici di tipo processuale. Gli esponenti delle istituzioni hanno fornito una versione antitetica e spiegano questa seconda trattativa nella prospettiva di giungere alla cattura dei latitanti, di due latitanti, Rina e Provenzano. Abbiamo un secondo dato certo, è che vi fu una accelerazione della strage di Via D'Amelio, che avviene 57 giorni dopo la strage di Capaci. E nella storia più che centenaria dell'organizzazione Cosa Nostra non si è mai verificata una situazione di questo tipo. In precedenza anche gli omicidi eccellenti, le stragi eccellenti, sono state svolte con una funzione selettiva, ma mai con una massività come quella che si è verificata nel biennio 92-94. Quindi bisogna capire come mai vi fu questa accelerazione, perché, che è sicuramente anomala, perché è stato messo da parte il progetto sul quale già l'organizzazione stava lavorando di eliminare l'onorevole Calogero Mannino e invece Rina ritenne assolutamente urgente e prioritario colpire Paolo Borsellino. Forse Paolo Borsellino era stato informato dell'esistenza della seconda trattativa di cui ho parlato
e si era opposto, e siccome si era opposto bisognava eliminare un ostacolo, le indagini dovrebbero dare una risposta a questo. Vi è però poi un terzo punto che è oggettivo. Scusami Luca, se ti interrompo un secondo. Volevo dire sempre che Paolo Borsellino fosse presente nel progetto originario, perché personalmente ho qualche dubbio sul stragista. Fatto che nel progetto stragista elaborato da Cosa Nostra dopo la sentenza del 30 di gennaio ci fosse anche il nome di Paolo Borsellino. Questa è una domanda che lancio, ma sì, non ho risposte. Io do una risposta e poi concludo quello che stavo dicendo. Sì. Quello che si è provato, quindi parlo di sentenze passate in giudicato, è che venne ideato e deliberato un progetto criminale aperto, un disegno cospirativo, chiamiamolo così, che prevedeva l'individuazione sin dall'inizio di una serie di obiettivi, obiettivi che si sarebbero dovuti incrementare sulla base dello sviluppo di questi rapporti di trattativa di cui stiamo parlando. E tra gli obiettivi originariamente individuati sulla scorta delle informazioni che ci hanno fornito collaboratori ritenuti credibili e che hanno partecipato alle riunioni, vi era Giovanni Falcone, Salvo Lima, Paolo Borsellino, Calogero Mannino, Arnaldo La Barbera e qualche altro. Quindi è un progetto in corso d'opera. Poi c'è un salto di qualità. Poi dicevo, volevo citare il terzo punto fermo, che si colloca a valle della campagna stragista. Si interrompe il progetto criminale dopo che, lo ricordava anche Ranucci prima, dopo, se mal non ricordo, dopo che era stato progettato e messo in cantiere in esecuzione l'attentato che doveva essere il più micidiale, quello volto a colpire allo Stadio Olimpico appartenente all'Arma dei Carabinieri. L'obiettivo dichiarato era quello di uccidere il più alto numero possibile di carabinieri. Quell'attentato fortunatamente fallì perché l'invio del telecomando, cioè il telecomando non riuscì ad azionare l'ordigno. Se è così. Vi sono più fonti che inducono a ritenere che così sia stato e perlomeno questo lo leggiamo nelle sentenze. Ora, quell'attentato poteva sicuramente essere replicato, ma non fu più replicato. E allora il punto è, perché non fu più replicato? E a questa domanda noi dobbiamo accostare un dato oggettivo, cioè che in quel momento il quadro politico-istituzionale del Paese era radicalmente cambiato rispetto all'inizio della stagione stragista, un nuovo assetto era subentrato e quindi bisogna chiederci, ma quella interruzione della campagna stragista è o non è collegata a questo nuovo mutamento della realtà politico-istituzionale? 1993. Bella domanda. O 94. Allora, quell'attentato fallito ha indicazioni differenziate, nel senso che vi è convergenza di indicazioni sulle modalità di esecuzione, sui soggetti che hanno partecipato, sull'obiettivo da colpire, ma sulla tempistica vi sono differenziate indicazioni che collocano questo progetto di attentato tra la seconda metà del 93 e l'inizio del 94. Una indicazione di un collaboratore individua l'attentato nell'ottobre del 93, quando doveva essere 31 ottobre del 93, quando doveva esserci una partita di calcio al campionato Lazio. Esattamente. Dico questo, avevo dei dubbi sulla data precisa, perché credo che il sostituto procuratore Chelazzi, che fece le indagini, aveva collocato questo attentato il 31 ottobre e c'era l'ipotesi che fosse essere messo in relazione al 5 novembre. Il 5 novembre 130 detenuti per crimini di mafia furono trasferiti a Lucciardone. Esattamente. Allora era possibile che non fu un attentato fallito, ma fu un attentato sospeso perché era stato dato qualcosa che era stato chiesto. Poi oggi, secondo le dichiarazioni di Spatuzza, l'attentato viene collocato in un altro momento. E quindi
Tutto questo fa supporre che in realtà la trattativa funzionasse, che ci fosse stato uno scambio, un vantaggio e una serie di obiettivi raggiunti. Quanto ha detto prima sull'ipotesi di Gabriele Chelazzi, glielo confermo, era questa la sua ipotesi investigativa, anche perché all'epoca io ho lavorato con lui, eravamo insieme anche alla Procura di Firenze, avevamo già lavorato, o meglio, lui era la Direzione Nazionale Antimafia, era la Procura di Firenze, ma avevamo lavorato insieme già all'epoca quando io ero a Palermo e lui a Firenze, e questa era effettivamente la sua ipotesi. Chelazzi che poi morì senza che fu fatta un'autopsia, è un'altra di quegli eventi un po' strani. Gabriele purtroppo soffriva, aveva qualche problema cardiaco. Comunque, mi spieghi. È stata una grandissima perdita per la magistratura italiana, uno dei più grandi magistrati che il nostro paese abbia conosciuto. Su questo non ci sono dubbi. Io volevo chiedere. L'altra ipotesi, invece, mi ricollega a quello che ha detto lei sulle ragioni delle stragi. Perché una domanda che un investigatore correttamente e giustamente Luca si pone è perché quella strage non è stata ripetuta? Perché la macchina non era stata scoperta, la cloma era ancora lì, bastava lasciarla lì oppure riposizionarla lì la settimana successiva. Non credo ci fosse uno particolare interesse a eseguirla quando giocava la Lazio in casa invece che la Roma. Se io eseguo una strage che colpisce 100 carabinieri all'inizio del 1994, che cosa determino? Non faccio altro che determinare, se ci sono delle elezioni per esempio in vista, che determinare un paese che si compatta intorno all'esistenza, intorno al vecchio che garantisce comunque quello che sono le istituzioni, il minimo indispensabile. Non, secondo me quella era una strage che se fosse stata eseguita non avrebbe certamente favorito il nuovo. Qui lo dico andando controcorrente rispetto a qualche Tempo. Abbiamo terminato il nostro tempo, l'argomento è interessantissimo, continueremo a parlarne perché per ora non abbiamo ancora capito a sufficienza. Con questo arrivederci alla prossima puntata.